Nella tanto attesa quinta puntata del popolare show, Tale e Quale, andata in onda ieri, venerdì 20 ottobre 2023, un evento drammatico ha scosso il pubblico. Prima di continuare, ci teniamo a chiedere il vostro prezioso supporto. Un piccolo gesto, un semplice mi piace a questo video e l'iscrizione al nostro canale rappresentano per noi un segno di enorme importanza. Grazie di cuore. La talentuosa Maria Teresa Ruta, incaricata di impersonare l'energica Elettra Lamborghini, è stata costretta a un inaspettato ricovero ospedaliero. Il triste incidente è avvenuto durante le prove, come ha rivelato il blog televisivo. Maria Teresa Ruta, ex concorrente del Grande Fratello VIP, ha riportato una frattura a una costola, mettendo così in pericolo la sua partecipazione all'evento televisivo. Questa notizia ha colto di sorpresa tutti gli appassionati dello show, che avevano aspettato con ansia il suo debutto. Tuttavia, c'è una luce in fondo al tunnel. Per sostituire la sfortunata Ruta, entra in scena la sua stessa figlia, Gwenda Goria, già nota al pubblico. Gwenda si trasformerà in Elettra Lamborghini, garantendo un'inaspettata e promettente sostituzione. La sua abilità e talento nel mondo dell'imitazione promettono di regalare scintille al palco di Tale e Quale Show. Al momento, non è chiaro se l'assenza di Maria Teresa Ruta sarà prolungata. Tuttavia, per la serata di venerdì, gli spettatori potranno ancora godere dell'entusiasmante esibizione di Gwenda Goria, pronta a stupire tutti interpretando il ruolo originariamente destinato alla madre. Sarà, senza dubbio, una serata da non perdere, ricca di emozioni e colpi di scena, come solo Tale e Quale Show sa regalare. Ci teniamo a chiedere il vostro prezioso supporto. Un piccolo gesto, un semplice mi piace a questo video e l'iscrizione al nostro canale rappresentano per noi un segno di enorme importanza. Grazie di cuore.